Massimo Bitonci, esponente della Lega, appunto, un anno fa si parlava tanto dei soldi che sarebbero stati veicolati dalla Russia verso il suo partito. Adesso un altro file, questa volta che riguarda i vostri ex alleati del Movimento 5 Stelle. Come vi muoverete davanti a questa situazione? Ma lo dico ai 5 Stelle, abbiamo condiviso un anno e poco più di governo, che bisogna essere garantisti sempre. E lo dico a un movimento che ha fondato la sua fortuna politica proprio sul fango schizzato agli avversari. Adesso tocca a loro, ovviamente bisogna accertare i fatti, è anche vero che ABC è un giornale serio, non parliamo di un giornale di secondo ordine, e che prima di pubblicare quello che ho sentito, ho letto, ho sentito anche un'intervista ieri sera proprio dell'autore, prima di pubblicare questa notizia loro dicono di aver accertato in maniera estremamente chiara i Allora, fatti e Bitonci, anche anche il l'Espresso documento settimanale fa. E oggi stesso ribadiscono che quel documento è stato Allora, verificato. faceva giustamente notare Lina Palmerini Ricordiamo che è inutile in agli questo amici momento mettere patenti di affidabilità o meno ai giornali, lo stesso anche vale per l'Espresso l'Espresso è che un settimanale scrisse serio. tante inchieste sui canali di finanziamento della Lega, contro i quali invece si scatenò una campagna anche di delegittimazione da parte vostra, non trova? Ah, sì. Beh, in realtà però, e ripeto il concetto, quando si cerca di fondare la propria fortuna politica attaccando, facendo opposizione, attaccando gli altri, anche su fatti come quello dei presunti finanziamenti alla Lega che non sono assolutamente stati accertati e che il nostro segretario Matteo Salvini ha sempre bollato come delle fake news e noi lo sappiamo bene. Dopo, quando tocca a te, adesso tocca al Movimento 5 Stelle, la stessa cosa, Allora, chiarissimo. Allora, Bitonci, bisogna capire che bisogna essere garantisti voglio fare un sempre e lo passo dico anche al PD. Siamo garantisti avanti anche quando con attaccano lei nel il PD. ragionamento. Aspetti un momento. Lei dice i soldi i finanziamenti russi alla Lega erano fake news. Ok. Il Movimento C'è 5 Stelle un'inchiesta dice i della Procura di finanziamenti di Milano. Caracas sono fake Io news. spero. Ok. Ma se abbiamo i Beh, ma nostri non è servizi detto, segreti. Ma se abbiamo caro i nostri deputato, non è servizi detto che non segreti, che sia in questo aperto un momento fascicolo anche dicono su questo, forse è un che sia chiaro. attacco agli interessi Vedendo nazionali, non crede. Non cre con quale velocità la magistratura apre i Mi fa fascicoli, formulare la domanda, Bitonci. mi Poi stupirei se domani mattina non ci fosse un fascicolo aperto su questo. prova a farle la domanda che cercavo di formularle prima. Se dando per buono che l'accertamento della verità spetta alla magistratura, se abbiamo i servizi segreti che dicono siamo forse davanti a un attacco agli interessi nazionali, in una fase così complicata per il nostro paese, che sta cercando di progettare il proprio rilancio anche per ottenere tutti i finanziamenti possibili dall'Unione Europea, non crede che servirebbe anche da parte dell'opposizione un atteggiamento più responsabile, magari cercando di raccogliere quell'appello al dialogo che ha rinnovato anche ieri il Premier Conte? Ma qual è l'atteggiamento irresponsabile dell'opposizione? Me lo chiedo da ex sottosegretario all'economia e componente della Commissione Finanze. Abbiamo prodotto, assieme agli altri partiti e movimenti, migliaia di emendamenti ai tre decreti economici principali, cioè il decreto cura Italia, liquidità e l'ultimo sulla ripartenza. Migliaia. Alcuni di questi emendamenti ci siamo ritrovati all'interno del piano Colao con le stesse identiche parole. Molti di questi emendamenti erano emendamenti che risolvevano i problemi. Se pensiamo al decreto liquidità, il fatto che comunque si è arrivati a 10 anni sui finanziamenti sotto i 25 mila euro, ai 30, sono tutti emendamenti presentati anche dall'opposizione, però vede. E se si vuole lavorare e collaborare assieme, se si vuole cercare di trovare delle soluzioni a questa grave crisi economica, non si può pensare che l'opposizione vada
a una manifestazione, a un palcoscenico come quello che è stato messo in piedi da Lina Palmerini. È una manifestazione, un palcoscenico messo in piedi, o è la dimostrazione, le parole di Bitonci, che quell'appello alla concordia nazionale del capo dello Stato il 2 di giugno sono finite per essere parole vuote? Noi siamo assolutamente aperti, ma bisogna venire in Parlamento, nelle commissioni, e approvare anche gli emendamenti dell'opposizione, che la sono sua posizione emendamenti di Bitonci è chiara, voglio sentire una dei testi.